Buongiorno, buonasera Softgunner, dipende da quando stai guardando questo video. Io sono Supernova e oggi parliamo di questa nuova serie chiamata Setup Zone. Ma che è sta roba? In sintesi è una serie di interviste che effettuiamo nei campi con lo scopo di far conoscere diversi tipi di setup, preferenze e perché no, darvi la possibilità di salutare qualcuno su YouTube. Praticamente, principalmente, sono delle domande riguardanti sia all'abbigliamento che alla SG. Una cosa discretamente importante, almeno per voi, è che mi raccomando che se vi piace questo setup, condividete il video, in modo tale che riceva più like. Perché fare tutto ciò? È molto semplice, perché il video che totalizza più like nell'arco di un mese dalla data di pubblicazione vincerà un premio. Un premio speciale dedicato interamente al vincitore. Che cos'è? Lo vedrete in seguito. Ma adesso andiamo a vedere il nostro candidato. Nickname: Germania. Età: 21 anni. Da quant'è che giochi? 4 anni. In quale squadra giochi? Al momento nessuna. Descrivici il tuo setup. Partendo dall'alto abbiamo elmetto della Emerson con patch tedesca della Kriegsmarine, prima guerra mondiale, tattico JPC della Miltech, mimetica Tropentarn originale tedesca, anfibi originali esercito italiano in pelle, G14 tedesco, carabina sperimentale, beretta M9 Desert. Il setup, il nome del setup è KSK. Perché questa colorazione? È per via della morfologia del campo Praesidium, in particolare testate, essendo ricostruzione Iraq, la Tropentarn è quella che più si adatta. Per quale ruolo e che tipo di campo è strutturato questo setup? Salto, principalmente comando, per i campi urbano. Quanto hai speso per il tuo setup? Allora, la mimetica 40 euro, il tattico JPC 60 euro, G14 sui 180 euro, beretta GNG M9 120 euro. Pro e contro? Assolutissimamente nessun contro. Per pro abbiamo un fucile con colpo singolo, raffica da 2 di serie, carrellante, con tanto tiro in culo, beretta a gas, ovviamente top delle performance, tattico leggero con piastre, mimetica che si adatta perfettamente a un campo come il Praesidium in cui gli anfibi vanno bene, in particolare d'inverno, che sono impermeabili e stanno in pelle, e con l'elmetto c'è la protezione totale della testa. C'è qualcosa che cambieresti o che vorresti aggiungere? Aggiungere, sì, gradi dell'esercito tedesco, qualche patch, ginocchiere. Consiglieresti questo setup a qualcuno? Lo consiglierei principalmente agli amanti del setup tedesco e principalmente se qualcuno vuole ispirarsi alle KSK. Perché il pubblico dovrebbe scegliere te? Il pubblico dovrebbe scegliere me perché offro un'alternativa sia nel setup e soprattutto anche nella SG. Siamo tutti abituati a vedere ASG americane, eccetera, mentre questa è un ibrido tra un G36 e gli altri della Enkelk & Lock. Saluta qualcuno. Saluto il mio fedele amico Lorenzo Cassoni e in particolare la mia squadra che mi ha portato fino ad oggi, composta di amici più cari: Ruben, Riccardo, Barbaro e, diciamone un altro, se proprio vogliamo dirlo, Alessandro.